inaugurato nella mattinata di martedì 9 maggio presso la sede del Comando Stazione dei Carabinieri della Compagnia di Ivrea, la stanza tutta per sé. Si tratta di un service del Club Sor Optimist Ivrea Canavese per dare accoglienza alle donne vittime di violenza e farle sentire a proprio agio durante il delicato momento della querela. A fare gli onori di casa, il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Ivrea, Manuel Grasso. Vi ringrazio tutti, sono diverse persone intervenute. Ringraziamo Sua Eccellenza, ringraziamo il presidente Sor Optimist Ivrea, ringraziamo il sindaco di Banchette, il procuratore di Ivrea e il signor generale comandante provinciale di Torino. Grazie per essere intervenuti. Una presentazione di una stanza tutta per sé. Per i ragazzi, lo dico, la stanza tutta per sé ha questo nome, è un progetto di Sor Optimist Italia, che in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, all'interno delle caserme dell'Arma dei Carabinieri, istituiamo, creiamo una stanza che possa essere un luogo più accogliente per le persone vittime di violenza, le donne vittime di violenza. Un luogo in cui noi carabinieri dobbiamo aiutare le vittime di violenza a esporre quello che è successo. Sono momenti un po' complessi e difficili per le donne vittime di violenza. Quindi grazie a Sor Optimist creiamo un luogo in cui vi è una stanza più simile a un salotto che a un ufficio, così per mettere a proprio agio una persona, se si può dire così, che ha subito delle violenze e la difficoltà di esporre un po' tutte le problematiche. Naturalmente all'interno di questa stanza dobbiamo comunque verbalizzare quello che succede, e grazie a Sor Optimist abbiamo pure le possibilità, anche con le nuove riforme c'è la necessità di avere dei supporti multimediali. Grazie a loro abbiamo pure avuto un supporto videocamere e registratori. Quindi è un luogo più, che ci può permettere in maniera più utile e più funzionale di ascoltare queste persone che hanno subito una violenza. Io ringrazio le persone intervenute e passo la parola al signor generale per fare un saluto. Presente anche il generale del Comando Provinciale dei Carabinieri, Claudio Lunardo, il quale ha sottolineato l'importanza di questo progetto. Mi approfitto davanti a tutti e pubblicamente per elogiarti, perché questa è un'ulteriore iniziativa che credo noi tutti pubblicamente, no, ti riconosciamo per un argomento così delicato, così sensibile. Tempo fa abbiamo insieme, sempre siamo partiti con il progetto Mobile Angel, che è quel progetto che consentirà, no, di fornire di questi device in favore di vittime che poi danno il proprio consenso qualora, no, si sentissero in pericolo, per dargli più sicurezza, no, nei confronti dei loro aggressori. Quindi grazie a te pubblicamente, te lo dico, perché sei stato bravo. Abbiamo fatto in tempi rapidi questa ulteriore iniziativa, devo dire che mancava, ma i ringraziamenti, devo dire, vanno innanzitutto Reverenda Eccellenza, grazie a lei Eccellenza, perché ci onora della sua presenza. Grazie, gliel'ho detto prima e ho imparato un'altra cosa, che questa è la parola, no, che mi ha detto, che dice tutto, e volevo dirle tante altre espressioni elogiative per quanto è vicino ai carabinieri di Ivrea in generale. Io approfitto sempre di molto volentieri di incontrarla, perché è sempre un motivo di arricchimento. Grazie al nostro procuratore di Ivrea, che anche lei ci sostiene, è una come dire, sempre un punto di riferimento e per i nostri carabinieri, ci sostiene, ci supporta e ci sopporta, perché, come dire, abbiamo un rapporto straordinario con la dottoressa Viglione, è un rapporto privilegiato, un rapporto di assoluto, no, mi permetto di dire, consulenza, coordinamento, direzione e quant'altro. Cerchiamo anche noi, abbiamo aperto un debito, lo diciamo pubblicamente, perché la procura di Ivrea, non lo dico io oggi qui, ma lo sta ripetendo da quando ha assunto la direzione, lo dice anche il procuratore generale Saluzzo, e rispetto alle altre procure, come dire, soffre di questa grande carenza di personale. È una carenza che noi stiamo cercando di in qualche maniera di supportare. Adesso vedremo con le prossime risorse, abbiamo fatto degli spostamenti creando dei vuoti per cercare poi di dargli una mano, perché ha effettivamente bisogno di una mano da parte nostra. Grazie per la sua presenza. Poi al sindaco, che rappresenta
La lascio per ultima perché è quella che merita poi tutto il resto, al sindaco, perché ovviamente ci dà, rappresenta per noi il legame con la comunità, con i cittadini. Noi tutto questo che cerchiamo di fare ovviamente è sempre un servizio alla cittadinanza, e quindi anche questa è la maniera per cercare di essere più vicini in quelle situazioni dove serve proprio il carabiniere, diciamo, che riesca ad avere una maggiore facilità nel comportarsi con chi si trova di fronte. Io l'ho ripetuto altre volte, mi onoro e ho l'orgoglio di dire, anche perché c'è la professoressa Picco che mi bacchetta, questa è la 225esima stanza che il Sor Optimist consente non solo ai carabinieri ma alle forze di polizia in generale di istituire, di realizzare. È questa stanza che metterà, diciamo, le vittime di questi atti persecutori, ma in generale persone che hanno difficoltà, perché questa stanza viene utilizzata non solo per le donne, va detto, ma anche tutte quelle vittime che sono vulnerabili, che quindi in qualche maniera hanno necessità di avere un approccio diverso da quello freddo, sterile, no, dell'ufficio, che ahimè la caserma questo offre. Non è, oggi siamo anche qui perché, diciamo, non abbiamo uno spazio dove potevamo organizzare una conferenza così, no, che riuscisse ad accogliere così tante persone. E ci vuole un ambiente un po', come dire, diverso. Io raccontai in altre esperienze che ho avuto da capitano come Manoli, e questa cosa l'ho percepita perché ho avuto proprio il dispiacere, posso dire, il dispiacere di avere un racconto, più di un racconto, di ragazze che avevano subito violenze dai genitori, oppure di, ad esempio, bambini che venivano abusati, e di situazioni molto complicate. E sembrerà assurdo, no? Ma queste situazioni a cui faccio riferimento io sono sempre emerse, non ti vedevi mai nessuno che veniva qui, parlava col piantone, diceva: devo denunciare mio papà che sta abusando di me da quando ho 12 anni. Vedo una ragazza, mi ricordo, a 18 anni è riuscita a venire fuori con questa storia. Ma questo rapporto, questa, diciamo, confessione, questo lasciarsi andare, venne fuori dopo che i carabinieri intercettarono, tra virgolette, no, le sue ansie, le sue preoccupazioni, le intercettarono con un'altra storia che non c'entrava assolutamente niente, perché noi avevamo fatto delle verifiche, ancora me lo ricordo, sono passati quasi 30 anni, avevamo fatto delle verifiche su un assegno, diciamo, di questi postdatati, no? Perché il ragazzo, il papà, mi sembra, o qualcuno della famiglia, aveva fatto questo assegno postdatato e c'erano degli zingari che gli fanno sottoposti quindi a usura. Era un reato che non c'entrava assolutamente niente con lui. Si stabilì questo rapporto particolare, questa empatia con i carabinieri che volta per volta, no, fecero capire da subito che erano vicini a questa situazione di, no, di difficoltà, perché uno che è sotto usura poi non ha una famiglia, quindi per dire che... E da lì ne venne fuori un rapporto fiduciario che poi mano a mano ha fatto denunciare addirittura la cosa più complicata. Quella ragazza non sarebbe mai venuta a denunciare. Quindi l'importanza di avere un ambiente così diverso, adesso l'abbiamo già tutti quanti più o meno, no, la curiosità di andarla a vedere, e soprattutto di accogliere non solo la mamma, in questo caso, la moglie, la donna, cioè, ma anche una mamma che viene qui perché subisce degli atti persecutori e magari si porta a seguito anche i bambini, i piccoli, diciamo, è una cosa che ci consentirà sicuramente di fare meglio il nostro mestiere. Io penso che questa cosa, se riusciamo a divulgarla, e questa è, ecco, stavo dicendo, io è la 225esima per il Sor Optimist. Io mi vanto della mia quinta, certo, rispetto, perché a Venezia ne ho fatte tre, a Torino ho fatto Pianezza e questa qui è la seconda, a Torino è stata la prima, no? Quindi abbiamo la prima stanza tutta per sé che è nata a Torino a Mirafiori. Quindi va dato questo merito, va dato il merito al Sor Optimist per come ci consentite e come ci consentirete di fare meglio il nostro mestiere, sempre con chi? Con i centri antiviolenza del comune, con tutta quella rete che stiamo cercando di costruire sul territorio, perché da soli sicuramente non facciamo nulla. Vi ho rubato tanto spazio, però ci tenevo a ringraziare un po' tutti quanti voi
per la vostra presenza. E quindi grazie al Soro Optimist ci avete dato questa grande opportunità, ci state dando ai Carabinieri di Ivrea questa grande occasione di essere al servizio dei cittadini come noi vogliamo esserlo. Una bellissima iniziativa è stata infatti inaugurata qui alla caserma dei Carabinieri di Ivrea, una stanza dedicata alle donne vittime di violenza che vogliono fare denunce. Il Soro Optimist è la 225esima stanza che inaugura? Sì. In Italia ci sono 225 stanze, questa è proprio la 225esima, è dal 2015 che il Soro Optimist è impegnato in questa stanze tutte per sé, è un nome che deriva da un saggio di Virginia Woolf che appunto diceva che le donne hanno bisogno di una stanza tutta per loro. Noi abbiamo pensato e tutte le Soro Optimist pensano che creare un ambiente confortevole, un ambiente che ricorda più un salotto piuttosto che un ufficio, possa essere di aiuto alle donne che subiscono violenza e che hanno il coraggio di denunciare, che affrontano un momento così difficile come appunto quello, il momento della denuncia. Quindi abbiamo curato e cercato di curare nei minimi particolari questa stanza perché potesse essere la più accogliente possibile e potesse far respirare la donna o chi entra dentro quella stanza, far respirare anche un'aria, noi speriamo proprio che sia dentro tutte le energie che noi abbiamo messo perché possa essere un posto dove liberarsi di un fardello molto grosso e importante. Sì, perché ciascuna di voi del Club Ivrea Canavese ha messo un pezzo di sé, diciamo, tra virgolette. Sì, ognuna di noi ha messo un pezzo di noi, dal progetto al cercare il quadro, a individuare le poltroncine adatte, le tende, il tappeto. Ognuna di noi ha pensato a una parte della stanza perché potesse essere la più accogliente possibile e un pezzo anche di noi. Noi siamo profondamente d'accordo con quanto è stato detto prima, che si devono creare dei ponti tra le istituzioni e la società civile. Noi cerchiamo con questa stanza di creare appunto questo ponte. Devo dire che la collaborazione con la caserma è stata splendida e poi abbiamo conosciuto delle persone splendide, soprattutto persone molto attente, molto umane, e questa è stata una bellissima scoperta anche per noi e anche una voglia di andare avanti nel nostro progetto. Noi stiamo già pensando non più alla stanza perché la stanza è realizzata, ma stiamo pensando di preparare dei progetti che possono coinvolgere i giovani, perché riteniamo che sia importante un momento di prevenzione perché questi fenomeni diminuiscano piano piano, e quindi a breve usciremo con un nuovo progetto.